Bentornati per una nuova puntata di White Rabbit Event. Oggi abbiamo deciso di portarvi in uno dei luoghi più interessanti a livello esoterico e magico degli ultimi anni. Pensate che addirittura la rivista Phoenix ha definito questo luogo, Rosazza, addirittura l'ha paragonato a Rennes-le-Château, come se fosse la Rennes-le-Château italiana. E infatti quello che ci colpisce, che ci ha portato qui, è il fatto che a breve nelle nostre sale si potrà vedere un film che è ambientato proprio a Rosazza. Questo film è intitolato The Broken Key, esattamente il 16 novembre, sarà possibile vederlo al Cinema Mazzini. E la particolarità del fatto di aver scelto questo luogo quest'oggi è anche determinato dal fatto che esattamente nello stesso anno in cui il regista Luis Nero si stava dedicando alla creazione, alla sceneggiatura di The Broken Key, posso dire che ho pubblicato un romanzo intitolato L'Occhio di Horus, che è ambientato in questo luogo. E la particolarità è il fatto che lo stesso regista e io stessa come scrittrice abbiamo posizionato questi romanzi, questi scritti, questi capolavori in tre luoghi specifici: l'Antico Egitto, Rosazza e Torino. E quindi cosa vuol dire questo? Che ad un certo punto i luoghi hanno dei segreti da comunicare. E se voi vi recate in questo luogo potrete vedere che effettivamente ci sono moltissimi simboli, misteri, segreti che devono essere svelati. Cosa vuol dire la simbologia? Perché costellare un luogo di simboli? Perché ad un certo punto di un percorso iniziatico i simboli servono per veicolare un sapere nascosto. E questa è una delle pratiche che più usate nella libera muratoria, nella massoneria. Non è un caso che questo luogo è stato costruito proprio da un ben noto massone, addirittura quello che divenne un senatore del regno, e questa persona è Federico Rosazza Pistolet. Questo luogo è stato creato proprio da lui, un filantropo, un senatore del regno, ma soprattutto un uomo che attraverso il dolore e la sofferenza aveva trasceso la materialità per creare attraverso il suo capolavoro, attraverso i suoi sogni, un luogo in cui ancora oggi possiamo sentire, percepire questa magia. Pensate che Federico Rosazza Pistolet, lui nacque nel 1800 e ad un certo punto, dopo aver iniziato la sua carriera ecclesiastica, l'abbandonò. Si recò a Genova per lavorare con il padre, che era un noto impresario edile, e proprio a Genova lui studiò e si laureò in giurisprudenza. E in questi anni lui conobbe Mazzini. Ed è così che, attraverso questa particolare amicizia, lui iniziò a comprendere che l'unità nazionale doveva, in un certo senso, porsi come un contrasto nei confronti del clero. E questa è una chiesa che in realtà non possiamo definire come un vero e proprio tempio. Pensate che nel momento della sua creazione, nel 1876, fu contrastata dal clero. Addirittura molti, soprattutto i preti dei luoghi più, diciamo, di Piedicavallo, di Rosazza, di Montesinaro, contrastarono questa creazione. Ma la cosa interessante è che qui, un tempo, non vi era una chiesa, vi era il cimitero. E questo cimitero ora invece è stato, secondo i dettami di Rosazza, è stato spostato ed è stato portato nell'altro lato del Cervo. Ma perché tutti questi cambiamenti? Perché il motivo è determinato da una grande sofferenza. Federico Rosazza Pistolet dovette trovarsi a fronteggiare una delle paure più terribili dell'esistenza. Lui perse innanzitutto la moglie, Amalia Fasciotti, e successivamente all'età di 17 anni morì la figlia, Ida. E così, attraverso l'amicizia con un personaggio molto peculiare e particolare del biellese, Giuseppe Maffei, lui iniziò un percorso iniziatico, ma un percorso che prevedeva nelle sue ricerche lo spiritismo. Nel 1800 lo spiritismo era molto comune, soprattutto per quanto riguarda coloro che si stavano dedicando, che stavano lottando per l'indipendenza dell'Italia. E lui iniziò questo percorso acquistando, pensate, 300 sedute di spiritismo. E lui entrava in contatto con gli spiriti usando un rito che è usato nella massoneria egizia. E attraverso questo rito lui entrava in contatto con gli spiriti
e pare che ricevette molti messaggi, soprattutto dalla figlia Ida, che gli indicavano che qui doveva edificare una città celeste. Questa è una città celeste e attorno a voi dimostreremo come sono rappresentati, la città è costellata da simboli. Ma quello che è interessante è il fatto che in questa chiesa quello che dobbiamo soprattutto sottolineare è un cartello, diciamo una lapide di marmo, che viene rappresentata la, che cosa? L'indipendenza, l'unità d'Italia. Guardate, Redenta Italia. E sopra di esso vi è lo stemma di Rosazza. Lo stemma di Rosazza recita così: io, Rosa, avvolgo i rovi imitando gli astri. E questo rappresenta proprio il cammino iniziatico che è stato concepito da Federico Rosazza, cioè cercare di elevarsi, divenire rosa, l'emblema del cambiamento, della resurrezione, ma soprattutto della trascendenza. E attraverso questo cambiamento lui ha potuto avvolgere i rovi, rappresentati dal dolore, dalla sofferenza che ha dovuto patire. Un altro elemento che vi voglio far sottolineare è che non appena noi entriamo, ci dirigiamo al cospetto di questo tempio, c'è, innanzitutto possiamo vedere quasi dei raggi solari, come se attraverso questo tempio noi potessimo innalzarci. E osservate la scritta: Desiderium peccatorum peribit. Questa scritta rappresenta un verso latino che è stato preso dalla Bibbia e significa: periranno i desideri dei peccatori. Significa che quando noi entriamo all'interno di questo luogo dobbiamo allontanare tutte le nostre negatività. Ed è un messaggio che fu rivolto precisamente a tutti coloro che lo osteggiarono, soprattutto, come ho già detto, il parroco di Piedicavallo, che fondò il Biellese. E lui chiamava queste persone con un termine, balandrano, che significava infido, proprio per allontanare queste persone che cercavano di contrastare questo luogo celeste. E ora vi porteremo in una via iniziatica che si trova proprio qua, è adiacente alla chiesa.